In precedenti cinegiornali abbiamo documentato la non obbedienza degli utenti della strada alla segnaletica. Stop non osservati, strisce continue e oltrepassate, fermate sui passaggi pedonali, divieti di sosta non osservati, eccetera, eccetera. Ora vi documentiamo le manchevolezze di questa segnaletica. Divieti di sosta, ma non per tutti. Parcheggi riservati, sensi vietati ma non troppo. Transiti concessi solo a certe categorie di utenti, sensi obbligati non osservati. Tutto ciò in palese dispregio alla legge. E poi cartelli indicatori occultati da fermate di mezzi pubblici, da reclam, da chioschi. Doppio e inutile segnale e carenza di segnaletica orizzontale obbligatoria. Sensi obbligati o concessi e subito dopo negati da susseguenti cartelli. Cartelli cadenti, fatiscenti, incomprensibili o in numero eccessivo che altro non fanno se non disorientare l'utente. Strisce continue che è impossibile non oltrepassare per la strettezza della carreggiata, anche a causa di posteggi consentiti da ambo i lati. Doppio senso di marcia in un controviale e quindi in contromano, assolutamente vietato dalla legge. E per finire, un bel cartello di pericolo dell'epoca dei Cesari. La benzina deriva dal petrolio, che è il frutto della trasformazione per azione biochimica di animali e di vegetali racchiusi in sacche fra rocce di antichissima età. Il petrolio grezzo viene portato in superficie, raggiunge lo stabilimento di lavorazione attraverso oleodotti o con petroliere, viene immagazzinato in grandi serbatoi dai quali passa alla distillazione atmosferica nel topping, che è l'impianto base della raffineria. La distillazione avviene ad una temperatura variabile secondo i diversi tipi di grezzo e da essa si ottengono gas incondensabili, gas liquefatti, benzina leggera e pesante, acqua ragia minerale, jet fuel, petrolio, gasoli, diesel per marina e oli combustibili. Nel reforming catalitico viene perfezionata la selezione del prodotto e si ottengono benzine ad alto tenore antidetonante. Si hanno anche gas condensabili e incondensabili. I primi, uniti ai gas prodotti dal topping, opportunamente raffinati e imbottigliati, diventano il gas liquido per uso domestico e industriale. Altri prodotti della raffinazione del grezzo sono i bitumi. Dopo la lavorazione, la benzina è così pronta per essere impiegata nelle nostre automobili. Sarà accaduto certamente anche a voi, dopo aver guidato per parecchio tempo, di sentire dolori alla schiena e alla regione renale. Questi dolori sono da attribuire esclusivamente alla lunga permanenza al volante in posizione scorretta. A questo proposito abbiamo intervistato il medico specialista dottor Faustino Durante. In Germania sono stati condotti studi e compilate statistiche sul fenomeno che è stato chiamato dalla Jeep Krankheit o malattia dell'automobile e tutti sono concordi nel ritenere che i sedili dell'auto nella maggioranza dei casi non sono adatti alle parti anatomiche del corpo che vi debbono portare. Osserviamo questo automobilista. Un arco a convessità posteriore inizia alle prime vertebre dorsali e finisce alla posizione lombare. Le cosce sono troppo inclinate indietro. In quest'altro caso invece esse sono in posizione quasi orizzontale. Errore in entrambi i casi. Come ovviare? Occorre fare in modo che lo schienale segua la curvatura della colonna vertebrale. Bastano di solito dei piccoli cuscini di gomma piuma in attesa che tutti i fabbricanti di autoveicoli capiscano l'importanza di tutto questo. Lo schienale deve presentare un'inclinazione tale che l'angolo formato fra le cosce e il tronco sia pressoché retto. Sono poi da bandire, a nostro avviso, i sedili unici che non siano in gomma piuma integrale. Infatti in essi le molle cedono di più al centro che ai lati e il corpo si appoggia di conseguenza di più su un gluteo che sull'altro, determinando una posizione distorta della colonna vertebrale. Così lo schienale unico che presenta gli stessi difetti. Eccovi una delle più raffinate automobili da gran turismo. Ed eccone i sedili avvolgenti e studiati anatomicamente, che oltre ad ancorare il corpo nelle curve, evitano la Jeep Krankheit.
Siamo andati all'Aquila in occasione della festività di San Giuseppe, ma sfortunatamente vi abbiamo trovato la pioggia e abbiamo, almeno per una volta, dovuto dar ragione al bollettino meteorologico. L'Aquila ci è apparsa in una leggera trama di fili d'argento che si univano agli zampilli della fontana delle 99 cannelle. In una breve schiarita abbiamo visitato le chiese romaniche di Santa Maria di Colle Maggio e di San Bernardino, entrambe con la tipica facciata quadrata. Poi la pioggia ha ripreso, togliendoci ogni speranza di bel tempo. Abbiamo visitato il castello cinquecentesco con l'annesso Museo Nazionale d'Abruzzo e avevamo ormai deciso di ripartire quando incontrammo un nostro vecchio amico e fummo sopraffatti dalla terribile e cordialissima ospitalità abruzzese. Il nostro amico festeggiava un familiare e ci invitò a gustare la famosa panarda, il pranzo di gala dalle innumerevoli portate. Il pranzo era servito nel più noto ristorante dell'Aquila. Si cominciò a mezzogiorno e mezzo. La panarda non è un pranzo unico, ma una serie di pranzi riuniti, in quanto dopo un certo numero di portate che iniziano con l'antipasto e finiscono con la carne, si ricomincia con un altro antipasto per stuzzicare l'appetito, e poi pasta, carne, pesce e così via. Le portate furono 24 e dobbiamo confessare tutte squisite. Caratteristiche la mortadella di Campotosto e la cicolana con alici e capperi, i maccheroni alla chitarra, gli involtini tre marie con fagioloni, le coturnici al prosciutto con crostoni, eccetera. Il tutto annaffiato dal vino rosé aquilano e dal bianco di Vittorrito. Si chiude con frutta secca, fresca e dolce. Ultime le caratteristiche ferratelle e i noci attorrati e per ben digerire il potentissimo toro, il classico centerbe d'Abruzzo a 70 gradi. Era il tramonto quando uscimmo a rivedere le stelle che ammiccavano fra le nuvole e solo dopo 24 ore potemmo prendere la via del ritorno.